Passione. Tecnica. Team. Allenamento. Gare. Tutto quello che gira intorno al ciclismo. Un canale di solo ciclismo non c'era. Bike Show l'ha acceso 24 ore su 24. Bike Show, il primo canale del grande ciclismo. Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB8 13° Est, frequenza 12.149. Buonasera a tutti voi da Capodarco di Fermo. Avete visto una bella inquadratura su Fermo? Ecco la ripetizione. Siamo in questa località delle Marche, in provincia di Fermo, e qui seguirete una delle più grandi gare del mondo per la categoria Elite Under 23. Le immagini dalla comunità di Capodarco che ha ospitato tutta la carovana, e qui vediamo il pittore Marinelli che consegna una sua opera ad un signore che è qui appunto alla comunità di Capodarco. Inquadratura sul commissario tecnico della Nazionale Marino Amadori. Abbiamo visto un primo piano anche su Buongiorno, e questo è Don Franco Monterubianesi, il fondatore della comunità. Abbiamo visto ancora tante persone a pranzo. Questo è Don Vinicio Albanese, il presidente della comunità di Capodarco, e qui siamo alla presentazione delle squadre. I corridori impegnati in questa grande gara sono 200 a rappresentare le più forti formazioni italiane e straniere. In primo piano abbiamo visto Spinozzi con i genitori di Fabio Casartelli, a cui è intitolato il Memorial. Poi abbiamo visto Gaetano Gazzoli. Spinozzi e Gazzoli sono i fautori di questa grande manifestazione, spalleggiati, è chiaro, dalla comunità. Poi abbiamo visto il campione polacco Polianski, insomma attori di primo piano, come vi dicevo. Infatti 200 sono gli atleti, le nazionalità in gara sono quelle della Spagna, della Germania e degli Stati Uniti d'America, e poi ci sono atleti austriaci, rumeni, bielorussi, della Colombia, svedesi, Venezuela, Ucraina, Gran Bretagna e Cecoslovacchia. Insomma, ecco qua i corridori della Russia, questi sono del Kazakistan, dell'Astana, insomma corridori di alto rango che fanno grande la corsa di Capodarco. Le società attendono sempre il 16 di agosto per arrivare nelle Marche per misurarsi in un confronto davvero
mondiale. Possiamo dire che questo è il campionato del mondo d'agosto. Vediamo tutti i preparativi, ancora le formazioni prima del via. Il campione d'Italia Manuel Buongiorno, infatti in gara ci sono il campione italiano Manuel Francesco Buongiorno under 23, quello degli Elite Matteo Di Serafino, poi il campione polacco Poliansky, qui vediamo Gazzoli e Adriano Spinozzi con i tricolori, e quindi il bielorusso Stanislav Baksu, campione appunto della Bielorussia. Corsa che si disputa su un chilometraggio di 180 km, quindi un chilometraggio da professionisti. Corsa che si disputa sul tradizionale percorso con quattro giri a Lido di Fermo e a Porto San Giorgio, e poi sette giri con la salita in ogni tornata di Capodarco. Quindi una corsa difficile, una corsa che anche oggi si corre sotto un caldo torrido, e quindi una corsa che senz'altro porterà alla ribalta un ragazzo di primo piano. Siamo al saluto di Fabio Casartelli, al monumento Casartelli onorato dalla comunità di Capodarco subito dopo la sua morte avvenuta nel Tour de France del 97 nella discesa del Porté d'Aspet mentre stava disputando il Tour de France. Quindi un abbraccio generale della comunità di Capodarco e di tutti gli sportivi del mondo a Fabio Casartelli, un grande campione che conquistò l'Olimpiadi di Barcellona nel 1992. Un grande applauso per Fabio Casartelli. Qui abbiamo visto i genitori del campione. Tutto è pronto, si ricorda anche Serenella Gazzoli, la moglie di Gaetano, che tanto fece per questa competizione. Il Diablo, Claudio Chiappucci, che non manca mai a Capodarco, che seguirà la corsa con Adriano Spinozzi, e tutto è pronto per la partenza. Tutte le personalità della Regione Marche sono presenti alla competizione. Nella Brambatti è il sindaco di Fermo, quindi ha voluto portare il suo saluto alla competizione, come Paolo Calcinaro, vice sindaco e assessore allo sport del comune di Fermo, e poi, come vi ho detto, tutte le autorità regionali presenti a questa grande corsa. Il patrocinio della manifestazione è della Camera di Commercio di Fermo. Poi troviamo la Regione Marche, assessorato allo sport, quindi la provincia di Fermo, il comune di Fermo e la Carifermo. Queste sono le aziende che spalleggiano questa grande corsa. Siamo alla partenza ufficiale, c'è stato il trasferimento appunto da Capodarco fino alla Casa Vinicola Santa Liberata, dove tutti gli anni parte la competizione. Abbiamo visto anche il gruppo folcloristico che ha dato vigore alla manifestazione che va via velocissima. Siamo già nei giri del mare a Lido di Fermo con Mirko Tedeschi della Petroli Firenze, che fa una grande accelerazione. In seconda battuta vediamo Matteo Gozzi della Mossumanese Bedogni Natalini Castelnuovo Val di Cecina, poi tutto il gruppo scatti a ripetizione subito dopo il via, un corridore accelera, il plotone si ferma e questo corridore prende 200 metri sul plotone. L'attaccante è col numero 88 di dorsale Andrea Contini della Pregnana. Grande pubblico come sempre a seguire questa classicissima internazionale delle Marche, con partenza ed arrivo a Capodarco, arrivo in salita difficilissimo. Ecco che alcuni corridori, vediamo Vieri Santi della Malmantile, Romano Gaini Taccetti, che promuove una fuga, ma il gruppo è lì attento.
plotone che non concede più di 6 secondi ai tre corridori guidati da Vieri Santi, corsa che è partita fortissimo, ma si dovranno dosare molto bene le forze, perché questa è una corsa che vuol vedere il corridore in faccia, una corsa che porta sempre sul podio più alto un atleta di alto rango. Vi ricordo che lo scorso anno dominò a Capodarco Mattia Cattaneo della Trevigiani, non è presente quest'anno perché sta facendo lo stage con la formazione di Beppe Saronni, quindi sta disputando il trittico lombardo e non ha potuto prendere parte alla gara di Capodarco. Prima di Cattaneo aveva vinto Enrico Battaglin, nel 2009 vinse Mancuso, prima di lui Cannaga, il britannico, mentre quattro corridori hanno allungato sono Petilli, Quirci, Marro e Rael. 100 metri di vantaggio per loro sul gruppo che è guidato dagli uomini della Petroli Firenze e della MG Kvissa Wiesel. Gruppo che concede spazio ai quattro attaccanti. Staremo a vedere se sarà così anche col passare dei chilometri. Vi parlavo dell'Albo d'Oro. Qui hanno vinto tutti i ragazzi di primo piano, corridori che poi sono passati nel mondo dei professionisti. Intanto esce allo scoperto Michael Guastini, corridore toscano, corridore pistoiese della Farnese Vini, già campione italiano allievi, molto bravo questo ragazzo, cerca di mettersi in mostra anche nella categoria superiore degli under 23 elite, però è presto per sferrare un attacco così feroce, perché siamo ancora lontanissimi dal traguardo, ancora nei giri del mare. Usciremo da Porto San Giorgio e da Lido di Fermo al 40° chilometro, poi saranno giri terribili di 18 chilometri dove in ogni tornata, ve l'ho detto in apertura, si dovrà superare la salita di Capodarco. Ancora scatti, abbiamo visto un atleta della Delio Gallina che è andato su Michael Guastini, ecco qua che sono in tre adesso al comando, Nicola Gaffurini è l'atleta della Delio Gallina, mentre il corridore della Marchiolla è Attilio Nichele. Cercano di portare via questo tentativo mentre i nostri operatori ci fanno vedere anche le bellezze della zona, il gruppo all'inseguimento con un corridore della futura team Matricardi di Franco Chioccioli a condurre ed è Emanuele Caiola, eccolo qua il possente atleta della formazione toscana. I corridori della Farnese stanno proteggendo la fuga di Michael Guastini che viaggia con Nichele e Gaffurini. Ecco che arriva la Lavagna, ci è sembrato di scorgere 30 secondi per i tre attaccanti, eccoli qua impegnati nella loro azione. Gaffurini è andato molto bene negli ultimi tempi, si è aggiudicato due competizioni, una di queste il Gran Premio Città di Vinci in Toscana, una bella competizione messa in scena da Renzo Maltinti. Siamo usciti dal mare e Guastini, vi parlavo della grande sfuriata che ha fatto nei giri bassi, è un atleta molto alto, 1,90 m, anche piuttosto pesante, quindi in salita soffre un tantino nei confronti di Gaffurini e di Nichele che proseguono nella loro azione. Quando transiteremo da Capodarco mancheranno 7 tornate alla conclusione. Ecco qua tutta la scenografia preparata da Gazzoli e Spinozzi. Pubblico numeroso sulla salita, è difficile calcolare anche gli spettatori presenti oggi a questa corsa. Guastini rallenta, vede arrivare il gruppo che è guidato
dagli atleti della Monturano Cascinare di Civitanova Marche, ed è Franco Pizzingrilli che fa l'andatura. Vediamo anche Juan Pablo González Valencia lì davanti della Montegranaro, corridore molto bravo che cercherà oggi di mettersi in mostra in questa gara che per lui è casalinga. E siamo al passaggio con Gaffurini e Nichele, che hanno fatto una bella azione sul mare insieme a Michael Guastini e ce l'hanno fatta transitare alla prima tornata dal passaggio sotto il cartello del contagiri. 25 secondi alle spalle di loro transita Michele Ricciputi della Reda Mocador e poi tutto il gruppo con Valencia, Barchi nelle prime posizioni, gruppo che ha un ritardo di 30 secondi. Quindi ottima l'azione dei due fuggitivi. Ecco Ricciputi, doppia telecamera qui situata al traguardo, una proprio al contagiri e una dove termina la salita. Sfila tutto il gruppo, per il momento tranquillo, la corsa è ancora molto lunga, siamo praticamente a 135 km dall'arrivo, quindi vedete i corridori del protone fanno molta attenzione nel spendere le energie. Siamo rimasti fermi a Capodarco per il prossimo passaggio, 6 giri al termine come vedete. Allora su Nichele e Gaffurini è arrivato il corridore della Banca Popolare dell'Emilia, Cristian Barchi, che ha attaccato i due corridori che comandavano la gara e transita a 6 giri dal termine da solo. Dietro vediamo il terzetto Ricciputi, che nel frattempo aveva raggiunto Nichele e Gaffurini, e transitano questi tre corridori con un ritardo di 15 secondi dal corridore emiliano. Quindi il gruppo non ha dato una vera e propria caccia ai fuggitivi, ha sonnecchiato, ma adesso cominciano a muoversi grandi corridori. Vediamo l'australiano McCartney insieme a Juan Pablo Valencia Rodriguez, mentre questo è Diego Rosa che transita a 58 secondi, sono intervallati i distacchi. Ecco il gruppo guidato dai corridori dell'Astana, Astana Continental, grande squadra del Kazakistan che lancia giovani e grandi campioni nel mondo del ciclismo. Il gruppo oltre il minuto di ritardo, un distacco accettabile se si considera che siamo ancora lontanissimi dal traguardo, mancano 115 km all'arrivo, quindi corsa aperta con Cristian Barchi davanti con 20 secondi di vantaggio su Ricciputi, Nichele e Gaffurini. Poi sono transitati McCartney e Lorenzo Alessi della Montegranaro e non Juan Pablo Valencia González, e quindi Diego Rosa che anticipava di pochi secondi il gruppo. Ancora fermi a Capodarco per il secondo passaggio, 5 giri al termine, e qui nasce un tentativo molto importante. Abbiamo visto Juan Pablo Valencia González dare il via al tentativo di questo plotone che comprende 15 corridori. A chiudere abbiamo visto Mirko Tedeschi e poi l'atleta della Mossumanese Matteo Gozzi. Ecco Nichele che transita, poi Lampa, Alessi abbiamo visto, ecco gli altri che facevano parte del gruppetto di testa con Sbaragli, McCartney. Qui invece siamo al passaggio all'arrivo, vediamo Luca Orlandi, davanti a lui Gianfranco e Zilioli, e poi il corridore della formazione della Reda Baggioni,
che ha fatto parte sempre del gruppo di testa, Michele Ricciputi. Dietro arrivano gli altri, con Venezia che guida il gruppo numeroso ancora, con Goroshnikov nelle prime posizioni. Quindi buongiorno a centrogruppo, ecco che transita Fabrizio Venezia dal punto più alto di Capodarco, 1,10 per il grosso, quando abbiamo percorso praticamente il primo giro intero con la salita di Capodarco che misura 4 km in ogni tornata. Ecco i ritardatari, difficile per loro recuperare adesso, mentre in cima sfila gli ultimi corridori del numeroso plotone all'inseguimento dei fuggitivi. E qui stiamo seguendo proprio loro, e al comando troviamo questi corridori: Mattia Pozzo, Michele Gazzarra, Alfio Locatelli, Luciano Barindelli, Mirko Tedeschi, Juan Pablo Valencia Gonzales, Christian Sbaragli, Jay McCartney, Matteo Gozzi, Andrea Barbetti, Nicola Gaffurini, Diego Rosa, Cristian Barghi e Corrado Lampa. Ci informano che è rientrato anche Zilioli con Orlandi, ma onestamente non abbiamo visto ancora i due corridori in questo drappello, mentre guida i fuggitivi Corrado Lampa. Eccolo qua in prima posizione, l'atleta della formazione bresciana della Delio Gallina. Siamo nuovamente in salita, corsa adesso che diventa interessante. Quando transiteremo da Capodarco mancheranno 5 tornate alla conclusione. Vedete che Lampa fa il cenno che deve passare altri corridori a condurre. Barchi, che è stato ideatore del tentativo, siamo in zona rifornimento, ripeto, giornata caldissima. Primo piano su Christian Sbaragli, terzo al campionato italiano di Roncegno, dietro a Buongiorno e Davide Formulo. Poi vediamo ancora Barchi, bene il corridore della Banca Popolare dell'Emilia, che ha fatto una grande corsa in Toscana, in una corsa difficilissima qual è il Giro del Montalbano a Baccheretto. Lì giungeva secondo alle spalle di Thomas Pinaglia. Ancora un emiliano dietro a Barchi, Matteo Gozzi, sempre presente in questa stagione, il ragazzo di Trinci e Aggiano, della Bedogni Monsummanese Natalini Castelnuovo Val di Cecina. E intanto attacca con il 37 di dorsale l'atleta della Delio Gallina, Andrea Barbetta. Sono in tre davanti alla competizione: Gaffurini, Lampa e Barbetta, che attacca in questo momento. Ilia Goroshnikov non ci sta, è rientrato da poco nel gruppo di testa il corridore russo Mirko Tedeschi, Petroli Firenze. Sta ritrovando la condizione, supera il corridore russo della Carrier Transicold Simaf. Poi vediamo Gaffurini, mentre transita al passaggio il battistrada della formazione della Delio Gallina, Barbetta. Telecamera ancora su Goroshnikov, però guida Mirko Tedeschi, che vuole ben figurare oggi in questa competizione. Poi Goroshnikov, McCartney, si sta spezzettando il gruppetto di testa, però vediamo che sono tranquilli. Intanto arriva Innocenzo Di Lorenzo, mentre
nel gruppo di testa rientra anche Krizek, il campione austriaco. Di spalle abbiamo visto vicinissimo ai primi Simone Sterbini, che è vicinissimo all'aggancio. Ecco che arriva in questo momento Corrado Lampa, che ha perso qualcosa nell'ultimo tratto in salita, mentre i suoi ex compagni d'avventura sono già in discesa verso Salette. Li volteremo a destra. Intanto arrivano dietro Taliani e Villella, che anticipano il gruppo. I due corridori sono venuti via anche perché hanno capito che davanti ci sono corridori importanti. Nelle prime piazze abbiamo visto anche il tricolore Under 23 Buongiorno, e siamo su Michele Gazzarra. Poi abbiamo visto Sbaragli, tanto transita sfilacciato da 5 tornate al termine il gruppo, mentre conduce a forte velocità Andrea Barbetta della Delio Gallina. A Capodarco sfila tutto il gruppo, non ha un gran ritardo, ma davanti c'è una battaglia impressionante spinta da Andrea Barbetta. Ecco gli altri, è aumentato il numero degli inseguitori. Goroshnikev, poi è rientrato anche Krizek. Ecco a fondo gruppo Di Lorenzo. Abbiamo visto poi l'altro corridore Sterbini, che è rientrato. Lampa con Taliani, Villella e gli altri, ma ci sembra che sia rientrato nel gruppo di testa anche Fabrizio Venezia, mentre Antonino Puccio della Carrier Transilcolda Simaf guida il gruppo. Praticamente questi sono corridori ancora in corsa, mentre per gli altri atleti all'inseguimento è difficile recuperare. Ecco che arrivano in questo momento, in quanto davanti si è sviluppata una gran battaglia con Andrea Barbetta, che ancora conduce la competizione quando siamo a 3,5 giri dal termine. Immagine sulla campagna di Capodarco, un cartello che inneggia a Fabio Casartelli, l'olimpionico di Barcellona, che in ogni stagione viene ricordato qui a Capodarco con il Memorial. E siamo nuovamente al passaggio, 3 giri al termine, 54 chilometri da percorrere, e in testa vanno via molto forte. Eccola Venezia, che è rientrato al giro precedente dopo un bellissimo inseguimento. Il vantaggio è buono per i fuggitivi, sopra il minuto, e quindi potrebbero raggiungere il traguardo, visto che ci sono corridori molto importanti. Allora, nel gruppo di testa abbiamo parlato del rientro di Venezia, ma è rientrato anche Gianfranco Zilioli della Colpack, era rientrato con Mattia Krizek. Poi nel drappello d'avanguardia è rientrato anche il campione bielorusso Stanislao Batsko, e quindi si è rafforzato enormemente il plotone dei fuggitivi. Sono rientrate forze nuove, forze importanti, che dovrebbero dare la spinta necessaria per raggiungere il traguardo finale. Ancora 54 chilometri pesanti da affrontare. La corsa è stata molto vivace. Ecco qua un'inquadratura alla comunità di Capodarco, e siamo tornati sui fuggitivi a condurre. Vediamo l'austriaco Mattia Krizek, poi Gaffurini, Barchi, Luciano Barindelli della Carmioro, che è andato molto bene
negli ultimi tempi, ha fatto una grande corsa in Toscana nella nazionale di Corsanico, vinta da Benedetti della Bedogni Monsummanese Castelnuovo Val di Cecina, e i fuggitivi hanno un primo e 25. Vi parlavo che potevano raggiungere il traguardo ed è possibile. Diego Rosa, Ilia Goroshnikov sulla ruota, il corridore russo molto forte, lo scorso anno vincitore a Montappone, questo è Innocenzo Di Lorenzo, poi Mattia Pozzo, ecco Mirko Boschi, poi Jay McCarthy, corridore australiano molto forte che ha vinto due competizioni di alto livello quest'anno in Toscana. Intanto il russo Ilia Goroshnikov prova ad attaccare proprio al passaggio, Di Lorenzo rinviene molto bene, addirittura lo supera e i due prendono un centinaio di metri di vantaggio sugli altri ed è un finale entusiasmante. Avete sentito la nostra moto che ha suonato in continuazione, il pubblico stringe, pubblico delle grandi occasioni, pubblico che non si vede da nessuna parte come a Capodarco, perché è una gara che cade in un momento importante della stagione, in un momento in cui i chilometri da percorrere sono tanti, in un momento che i corridori di alto livello vengono fuori. Ed ecco dietro il corridore della Vegius De Jesu che prova ad uscire per andare ad inseguire i fuggitivi, ma è roba difficile. Taliani allunga nel gruppo di Francesco, poi il tricolore Buongiorno, quindi Federico Scotti della Malmantile, Mrozek della Fraco, ricordatore polacco molto bravo, ecco che sfilano tutti, ma il ritardo è pesante ed è difficile andare alla rincorsa dei primi perché lì c'è una gran battaglia, lo avete visto al passaggio. E adesso con la seconda telecamera siamo sul muro di Capodarco, avete seguito il gruppo folcloristico di questa cittadina e poi tutto il pubblico presente a seguire il passaggio dei corridori, ecco che si è sistemato in qualche modo il pubblico presente che stringe al passaggio dei corridori, perché è uno spettacolo unico questo del muro di Capodarco. E allora gli sportivi, gli affezionati del movimento ciclistico vogliono toccare da vicino i corridori. Stiamo risalendo, Goroshnikov e Alfio Locatelli a condurre sulla destra, ecco la nostra telecamera sulla moto che ha lasciato i corridori all'inizio dello strappo che porta al traguardo. Gli ultimi due giri saranno col muro di Capodarco come avviene in ogni stagione. Guardate lo spettacolo davvero eccezionale, pubblico straripante e c'è un attacco sul muro. Vediamo che Innocenzo Di Lorenzo, no, è Juan Pablo Valencia, Pozzo, ecco qua McCarthy, poi Boschi, Zilioli, Baxco, quindi Sbaragli, Diego Rosa, Mirko Tedeschi, ha chiuso Krizek, un giro al termine, ha perso un centinaio di metri Fabrizio Venezia, ha recuperato dopo un inseguimento spietato, ma adesso sta pagando lo sforzo, mentre è andato via da solo Juan Pablo Valencia Gonzalez. Qui siamo dietro sul muro, vediamo Barchi che aveva fatto parte del gruppo di testa che non ce l'ha fatta a tenere ed è molto indietro, mentre Juan Pablo Gonzalez Valencia spinge forte,
siamo nel finale di gara, mentre ha recuperato qualcosa il gruppo, vediamo Benedetti, poi Italiani, Totò, ecco che arrivano tutti gli altri atleti del plotone che cercano nell'ultimo giro di recuperare, ma è cosa dura perché un primo e 25 a corridori di alto livello è difficile recuperarlo. Juan Pablo Valencia González ha preparato alla grande questa competizione, corre per la Calzaturieri di Montegranaro Silvano Marini. Intanto all'inseguimento sono in tre Krizek, poi vediamo Michele Gazzarra e Gianfranco Zilioli, inseguimento premiato perché hanno raggiunto il fuggitivo della Calzaturieri di Montegranaro Silvano Marini. Innocenzo Di Lorenzo non ci sta, ecco Sbaragli che lo aiuta nell'inseguimento, corridore di Castel Fiorentino cerca di spingere Jay McCarthy, poi Diego Rosa, Goroshnikov, andatura veramente frenetica nella parte finale, si sono fatti sfuggire quattro corridori importanti, questi atleti che praticamente hanno dominato la 41esima edizione del Gran Premio Capodarco, corsa per la solidarietà, e adesso sono costretti ad inseguire a 25 secondi, vanno d'accordo ma davanti ci sono quattro atleti di alto rango che vanno via uniti e potrebbero a questo punto raggiungere il traguardo, visto che sono molto concentrati anche nella realizzazione dei cambi che avvengono ogni 100 metri ad altissima velocità. Eccoci qua, lo vedete voi stessi, Juan Pablo Valencia González, Michele Gazzarra, Gianfranco Zilioli e Mattia Krizek, corridore che ha vinto la prima tappa quest'anno al Giro Bio, campione austriaco, corridore di grande classe, corre per la Marchiolla, e questi quattro corridori, visto come vanno le cose, sono imprendibili perché fra poco inizieranno la salita finale e dalla pedalata ci fanno capire che ancora hanno tanta birra sotto le gambe. Krizek, Zilioli, Juan Pablo Valencia González e poi l'altro corridore. Intanto all'inizio della salita attacca Gianfranco Zilioli, corridore sempre piazzato, corridore che è andato bene fino a questo momento, ha corso alla grande alle Pesche Nettarine, bene alla Val d'Aosta, è giunto quinto in classifica generale a 4:35 da Aru, recentemente ha vinto il Gran Premio Sportivi di Poggiana davanti all'australiano Adam Phelan, terzo è giunto Sbaragli, poi ha vinto la Bassano Montegrappa e oggi cerca di conquistare Capodarco, e visto come ha sferrato l'attacco è il probabile vincitore, infatti è giunto con un buon vantaggio sul muro Gianfranco Zilioli, che è nel taccuino del commissario tecnico della Nazionale Marino Amadori, e a questo punto è il sicuro vincitore della 41esima edizione del Gran Premio di Capodarco. Eccoci al traguardo, le misse già pronte per festeggiare il protagonista Juan Pablo Valencia González, poi Jay McCarthy e Stanislao Bacciu, ecco che transita il terzetto, dietro arriva Gazzarra, Barindelli, Krizek che ha ceduto sul muro, è molto possente. Intanto siamo al traguardo dove Zilioli è già ai 100 metri, passa Sbaragli,
Ecco Benedetti che ha recuperato, ma Zilioli viene a conquistare con un grande colpo di mano portato nel finale il 41esimo Gran Premio di Capodarco, corsa per la solidarietà. Esulta il corridore della Colpack, sta andando molto forte in questo periodo. Intanto siamo dietro con gli inseguitori, ma siamo prossimi all'arrivo degli altri. Eccoli in rettilineo, c'è lo sprint lungo, è in testa Jay McCarthy, l'australiano che conquista la piazza d'onore. Terzo è il campione bielorusso Stanislav Batko e poi dietro vediamo Valencia, quindi Barindelli, Krizek che ha recuperato, poi vediamo Boschi, Gazzarra, Innocenzo Di Lorenzo, Sbaragli e Benedetti. Grande finale, ha recuperato solo lui, Goroshnikov, poi giunge Alfio Locatelli e quindi Taliani. Anche Taliani ha fatto un grande finale, mentre chiude Gaffurini della Delio Gallina, dietro il compagno di squadra Corrado Lampa, quindi Bohème, anche per lui un gran finale. Chiude anche Koscevoi e poi il piccolo Di Francesco che anticipa tutto il gruppo sfilacciato, ma la nostra regia adesso è pronta per farci vedere il replay del vincitore, un replay davvero da seguire perché Zilioli è giunto solo al traguardo al termine di una gara combattuta dove ha messo alle spalle tutti i corridori di Alto Lango. La regia è pronta, rivediamo il replay su Zilioli. Ed ecco le immagini sul corridore della Colpack, formazione bergamasca che presenta atleti di altissimo livello tecnico. Oggi il numero uno di questa formazione però è stato Gianfranco Zilioli, che vi ricordo ha battuto McCarthy, Batko, Valencia, Barindelli, Krizek, Gazzarra, Boschi, Di Lorenzo e Sbaragli. Ed ecco qua il patron della Colpack con Leoni che festeggia il proprio ragazzo. Gianfranco Zilioli, un colpo che ricorderai a lungo. Sì, è una corsa importantissima per noi e ci tenevo tantissimo a far bene qua. Ero stato qui 2 anni fa, è stata una bellissima corsa e ci tenevo a far veramente bene oggi, soprattutto per il presidente che stamattina ha fatto un lungo viaggio per venire qua a vedere la corsa e volevo fargli un grandissimo regalo. Hai corso con grande intelligenza tattica. Sì, non tantissimo perché nella fuga dei venti ho sprecato tantissimo per rientrare. E poi ho cercato di anticipare perché se arrivavo con altro corridore ero battuto. Ecco, questa corsa cosa dice per te? Per me mi apre le porte, penso alla nazionale, al Tour dell'Avenir che inizierà il 26 e speriamo anche ad altro. Marino Amadori, commissario tecnico degli Under 23. Allora Marino, a telecamere da questa parte, cosa hai visto oggi a Capodarco? Ho visto un Zilioli, una conferma, era un ragazzo che stavamo tenendo sotto controllo, è un ragazzo che era già stato convocato per il Tour dell'Avenir che faremo dal 26 al 1 di settembre, quindi avevamo visto bene, avevamo visto giusto che è un ragazzo che era in forma, stava crescendo bene, quindi lo porteremo a fare questa bellissima esperienza, quindi per lui complimenti a lui, complimenti alla sua squadra che ha gestito una bellissima gara, quindi speriamo di fare bene al Tour dell'Avenir. Ha detto dopo il Tour dell'Avenir mi aspetto qualcos'altro di importante. Un passo alla volta, adesso abbiamo il Tour dell'Avenir, fatto quello penseremo al mondiale che lì è un altro percorso, altri corridori, vediamo un attimo di gestire bene. Sicuramente è un ragazzo che è in forma, ha dimostrato che sta crescendo molto bene, quindi di conseguenza anche lui non è escluso sicuramente per il mondiale. Anche gli altri che hai scelto, ragazzi interessanti per la corsa transalpina. Sì, ragazzi, ho un bel gruppo, sicuramente ho Cattaneo che non era qui perché sta facendo lo stagista con i professionisti, qui c'era il Villella, c'era il Barbin, c'era il Fedi che non mancava anche lui da questa corsa, c'era il Penasa che era qua, quindi sono ragazzi che hanno dimostrato bene di andare forte qua e quindi tutta la stagione vanno bene, speriamo bene di fare anche il Tour dell'Avenir. Allora, ci ripetiamo tutti gli anni, ma questa gara è sempre più importante
perché tutti vogliono venire a farla e tutti vogliono vincerla. Oggi era presente anche il commissario tecnico della nazionale, che voleva vedere anche le ultime conferme in vista del Tour dell'Avenir. Ma io non entro nel dettaglio tecnico del ciclismo, considero invece l'evento come una cosa molto bella, e soprattutto in questo momento di crisi vedere questi ragazzi che corrono in questo clima accogliente che siamo riusciti a così a organizzare è un segno piccolo ma importante di futuro e di speranza. Don Vinicio, allora io ho incontrato un organizzatore toscano adesso, ma di quelli bravi, che fa una grande corsa. Si è sentito piccolo, piccolo così. Gli ho detto, stai sbagliando, perché questa è l'unica gara al mondo che viene fatta così. Ha ripreso un po' di morale. Ha ripreso di morale perché quando il clima è piuttosto triste, le preoccupazioni sono alte, è facile mollare. Questa è la 41esima edizione ed è un'edizione che va, è un giocattolo che funziona, dalla partecipazione delle persone, dalla voglia, anche tecnicamente mi dicono che ha il suo valore. Poi il ciclismo ha un suo ambito, ha i suoi affezionati che sono molto diffusi, numerosi e anche molto fedeli. Allora, la comunità di Capodarco fa tanto, no? Con lei in testa, però anche la Chiesa. La Chiesa, perché in fondo ha visto sempre le dimensioni positive, in questo caso dell'agonismo, ma comunque potremmo dire verso la dimensione della vita, comunque essa si è espressa. Poi vedere questi ragazzi, vederli mangiare, vederli correre, è uno spettacolo molto bello. Allora, lei ha sempre tanto da fare, no? Però a questa corsa non vuol mancare. No, non posso mancare, perché l'ho vista nascere. I primi tempi, quando venivano i ragazzi, dormivano in comunità, un po' arrangiati. Adesso la corsa è evoluta, sono diventati numerosissimi. Però noi siamo sempre qui. Allora, il prossimo anno saremo a riseguire questo teatro eccelso. Grazie, grazie a voi. McCarthy, good performance in this part of Italy 2 years ago in Ofira, today in Capodarco. Yeah, it's funny you say that. I got second here in Ofira as a junior for the Junior World Championships and McCarthy, un'altra grande performance in questa parte d'Italia. Sì, è vero, 2 anni fa ero venuto qui e ero arrivato secondo ai campionati mondiali juniores. Quest'anno da Under 23, un'altra grande prestazione qui a Capodarco. È stato un finale di gara molto strano, eravamo in 5, ci controllavamo, poi il ragazzo in maglia bianca se n'è andato via. Sono molto orgoglioso, ma nello stesso tempo sono anche dispiaciuto. Devo dire che però il secondo posto mi sta bene e soprattutto amo venire qui, l'Italia è il posto che preferisco, ci sono delle gare bellissime e soprattutto molto tecniche con dei percorsi meravigliosi. Start my cycling career. And now for a future for the final part of the season. Per la parte finale della stagione andrò al Tour dell'Avenir e poi chiaramente ai campionati del mondo in Olanda. So are you happy today? Yeah, I'm very happy. Gaetano Gazzoli, allora è finita tutta la cerimonia, è sorridente, la bottiglia di champagne è stata tutta per te perché ti hanno voluto festeggiare, abbiamo la bellissima Gloria con noi. Allora Gaetano, un'altra edizione che va in cantiere in grande stile come sempre. Ma in grande stile lo dite voi, io non so, sento adesso sento il ritorno delle vostre parole giornalistiche per sapere come è andata la cosa, penso che è andata bene, il pubblico è stato magnifico, ha rispettato le edizioni passate, non manca mai il pubblico del Capodarco, i corridori delle volte mi sono messo a ridere, sono sempre lì, la fuga, il gruppo e la fuga l'ha tenuta sempre lì, non c'è niente da fare, un'altra corsa arrivava a 20 corridori.
un'altra corsa, ma a Capodarco non sono arrivati dicendo, sono arrivati anche dietro, perché dietro non ero con corridori già buttati via. Ho visto la Kazakistan, ho visto la Russia che voleva riprendere i primi a tutti i costi, non ci sono riusciti. Sai perché non ci sono riusciti? Perché la corsa di Capodarco sono a 5 corridori in squadra, è dura fare il gioco di squadra, perché chi è che tira dietro? Quello che fa la corsa non tira, e quella, uno non ce la fa, ce ne mancano uno o due e il gruppo non è riuscito a riprendere i primi. Grande avventura, grande corsa, 200 partenti, che dico? Non so altro da dire, penso da me messo su un pacchetto, è una bellissima cosa. Voglio che la gente, gli sponsor, capiscono quello che c'è in questa corsa, perché delle volte gli altri confondono, passano tutti, voleva dire che c'è altre manifestazioni, sì, io dico anche le altre manifestazioni, però bisogna rispettare le manifestazioni, quelle di Serie A, anche con la federazione. Perché? Perché fanno delle corse internazionali come la mia, perché il vincitore prende 2.300 euro, come la mia, partono 80 corridori, ma 80 corridori di terza scelta, non di prima scelta come Capodarco. Allora bisogna dare la Serie A, la Serie D, la Serie B, scusa, se è internazionale, questa qua penso che sarebbe di Serie A. Allora, concludendo, signori e signori, questo è Capodarco. Signore e signori, questo è Capodarco. Adriano Spinozzi, allora abbiamo sentito il tuo socio in affari Gaetano Gazzoli, molto contento, ha fatto anche un attimino di polemica perché diceva anche nell'internazionale ci sono la Serie A, la Serie B e la Serie C. Capodarco cerca di tenere sempre la Serie A, anche oggi è stato un successone. Il vostro primo tifoso, Don Vinicio Albanesi, anche lui è un uomo molto tranquillo, che insomma sta sulle sue, però di questa corsa la sente dentro, ne parla in modo grandioso, anche guardando da vicino molto voi che fate tanto. È parte integrante oramai la comunità di Capodarco, da diversi anni si è abbinata a questa corsa, siamo cresciuti noi, sono cresciuti loro, è uno sfondo sociale importantissimo, anche io mi occupo della comunità di Capodarco, lavoro per loro, quindi ho fatto il corridore, ho fatto il ciclista ex professionista e il ciclismo mi ha insegnato molto anche in questo lavoro che io svolgo alla comunità di Capodarco, in questo mondo sociale. Al di là di questo, per giungere gare di Serie A, Serie B, Serie C, ma questo lo dicono i media, lo dite voi, perché oggi possiamo solo aggiungere che sono partite 42 formazioni con 200 corridori, 5 corridori per squadra, quindi ecco, 10 squadre sono sacrificate a 4, quindi non sta a me dire se è una corsa di Serie A, Serie B, Serie C. Il campo, l'ordine d'arrivo dà i risultati, ecco, quindi siamo felicissimi di questa gara che è cresciuta così in maniera veramente importante e un vincitore degno, sicuramente giovanissimo, ne sentiremo parlare poi nel mondo professionistico. Passione, tecnica, team, allenamento, gare, tutto quello che gira intorno al ciclismo. We'll be right back.
un canale di solo ciclismo non c'era. Bike Show l'ha acceso 24 ore su 24. Bike Show, il primo canale del grande ciclismo. Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB8 13° Est, frequenza 12.149.